di Papa Francesco è stata orchestrata di quel gruppo di San Gallen? Sono assolutamente sicuro. Da frente sicuro, comunque si può essere sicuro ascoltando tante testimonianze, no? È una certezza storica, le certezze storiche sono sempre basate su testimonianze e sono fallibili. Però per me è molto probabile che sia così. E la tesi diversa, nessuno ha mai esposto una tesi diversa. Quello che viene detto a volte invece è una cosa assurda, dice no, il Papa Francesco è Papa perché l'ha voluto lo Spirito Santo, questa è una sciocchezza, lo Spirito Santo ispira tutti perché facciano il bene, ma non tutti fanno il bene, che lo Spirito Santo ispira loro, c'è chi fa una cosa buona e c'è chi fa una cosa cattiva. Se io penso al cardinale Casper, che già prima era eretico e che voleva distruggere la Santa Messa, e il matrimonio e la comunione e il diritto canonico, questo già, io ho tutti i libri di Casper di 20 anni fa, no? Di 30 anni fa, e che adesso il Papa gli fa, dice che è il suo teologo per eccellenza e gli fa organizzare il sinodo sulla famiglia. E insomma, effettivamente se pensa a questo dico, ma questa è tutta una cosa orchestrata, no? Perché poi va a finire in tutte le cose. Il riconoscimento di Lutero, il preparare una messa in cui la consacrazione non sia più consacrazione, e che sia eliminato il termine sacrificio e che piaccia ai luterani, che piaccia ai luterani. Lo stesso che è successo con Paolo VI, che nella commissione presieduta da Annibale Bugnini, che doveva preparare il nuovo Sordo Misse, in quella commissione c'erano dei luterani che dovevano dire che cosa a loro piaceva e non piaceva della messa cattolica, una cosa assurda, no? E allora si vede che è tutto un piano ben orchestrato, che è un piano che non viene da adesso, no? Viene dai primi anni 60. Per cui sono 50 anni pieni di un'attività dei teologi malvagi, eretici, per conquistare il potere, e adesso l'hanno conquistato, e per questo dico l'eresia al potere. Però non sono i papi eretici, non ho mai detto di nessuno, sono papi che hanno subito questa influenza e non l'hanno contrastata, e soprattutto hanno dato retta a questa cosa pazzesca di Giovanni XXIII di dire: riaffermiamo la dottrina di sempre, ma senza condannare nessuno. Ma non è impossibile, la condanna fa parte dell'esplicazione del dogma, è l'altra faccia della stessa medaglia. E se poi uno vuole applicare il dogma ai tempi moderni, se nei tempi moderni ci sono delle eresie, bisogna per forza condannarle. Condannare niente significa approvare tutto, approvare tutto significa che non c'è più la fede cattolica. E questo, il Papa Giovanni XXIII, anche adesso è penalizzato, certamente non lo pensava, ma mi dispiace che mi infermi.